Questo è un quadro di Melozzo da Forlì, è un affresco staccato, che in realtà è un quadro molto importante per la prospettiva che mostra, e mi ricollego al discorso che facevo prima, ma è anche molto importante per i personaggi che vengono mostrati, perché questo, ad esempio, è Bartolomeo Sacchi, detto il Platina perché proveniva da Piadena ed è un personaggio a me molto caro perché è l'autore di un testo quattrocentesco di enogastronomia, De onesta voluttate L'uomo inginocchiato? et valetudine, sì. E chi sarebbe? Cioè, me lo puoi ripetere per favore, Sì, perché... era praticamente il Platina che l'autore di un trattato dedicato all'enogastronomia che ha avuto un grande successo, L'epoca? che è 400. Nell'anno in cui è avvenuta questa consegna, cioè l'evento che il quadro rievoca, cioè la sua nomina a custode della Biblioteca Apostolica Vaticana, da parte di Sisto IV, Francesco della Rovere, nel 1475, quando la Biblioteca Apostolica Vaticana esisteva già da ben 24 anni, essendo stata istituita nel 1451 da Niccolò V, il principe dei papi umanisti, il più importante forse tra i papi umanisti. Oltre a questi due personaggi molto importanti che ho citato, vediamo il futuro Papa Giulio II, che all'epoca era cardinale, e in più anche gli altri personaggi sono molto importanti, ciascuno di essi meriterebbe un'analisi approfondita, però in questo caso l'ho voluto mostrare solo perché mi sembrava fare il paio con gli altri che abbiamo già visto, e tra l'altro Melozzo è stato attivo anche Urbino.